Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande, ragazzi. Ragazzi, oggi vi andrò a fare una buonissima ciambella soffice che dura per parecchi giorni, anche una settimana se volete, sempre se riesce a resistere, perché è buonissima e quindi si fa fuori subito. Allora, come già vedete, in questa coppettina ho inserito 5 albumi, che adesso andremo anche a inserire un pizzico di sale e a montare il tutto. Una volta che abbiamo montato gli albumi, adesso li mettiamo da parte e in un'altra coppettina inseriamo 220 g di zucchero semolato più 240 g di acqua a temperatura ambiente più 140 g di olio di semi e andiamo a frullare il tutto. Adesso andiamo a setacciare e inserire 300 g di farina 00. Poi andiamo a inserire due bustine di vanillina più una bustina di lievito vanigliato, sempre setacciato. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, adesso per finire andiamo a inserire i nostri albumi che abbiamo montato e andiamo sempre con il nostro cucchiaio da sotto verso sopra. Una volta che abbiamo inserito il tutto, prendiamo una teglia da ciambella di 26 centimetri e andiamo a inserire il nostro composto. Adesso siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Bene, ragazzi, abbiamo sfornato il nostro ciambellone. Guardate un po' che delizia e che morbidezza! Guardate un po', come vi avevo detto, questo mantiene per parecchi giorni. Guardate, buonissimo a colazione, a merenda, per qualsiasi momento. Fatelo che non ve ne troverete pentiti, eh? Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima.